Noi ospitiamo una coppia, un lui, una lei, sulla cresta dell'onda perché lo meritano. Gianni Morandi e Amy Stewart. Ciao Gianni. Normalmente un presentatore ha l'obbligo professionale di dire o quanto sono felice di ospitare questo personaggio o quanto mi fa piacere avere questa attrice accanto a me. Invece stavolta, bando alla professionalità, voglio manifestarvi la mia sincerità. Io sono veramente felice di dire ciao Amy e ciao Gianni. Grazie. Allora Gianni, È nata una nuova coppia della canzone italiana, sì o no? Ma non sappiamo, per adesso questa è stata un'occasione veramente molto fortunata, la canzone ha un grande successo e mi è felice perché ha cantato finalmente in italiano. Tu non l'avevi mai cantato in italiano? Mai. L'anno scorso eri stata a Sanremo dove hai avuto un grande successo, però con un gran balletto, però la canzone era... La canzone è inglese. Inglese. Adesso stai imparando l'italiano, man mano no? Un poco, ma devi, ormai sei italiana, ti abbiamo adottato, ti vogliamo bene, devi restare qui, quindi devi parlare italiano. Parlare italiano un po'. Un po'. Senti, sì. In America ci sono festival come quelli di Sanremo? Come quello di Sanremo? Il festival Sanremo no. È unico? No, è l'unico, sì. Tu quante volte l'hai fatto già nel festival? Tre volte. Tre volte, però senza molta fortuna. Beh, l'anno scorso no, eh? Sì, l'anno scorso abbastanza bene. Direi bene, anzi molto bene, però ai tempi in cui Sanremo era veramente molto importante, poi c'è stato un attimo di pausa, adesso sta ritornando, io sceglievo di fare Canzonissima, non so se tu ricordi, mi ho fatto 5 o 6 di Canzonissima, e Sanremo però mi piacerebbe una volta partecipare e lanciare una canzone in tutto il mondo, perché Sanremo lo può Sanremo fare. Oggi ha questa possibilità, chissà che insieme cosa. Non possiamo ormai, va di moda fare questi dischi in coppia, non so, Diana Ross canta con un altro cantante, lo stesso fanno gli altri, questi accoppiamenti, un lui e una lei, funziona. In Italia, non so, Dalla De Gregori anche, Barbara Streisand ha fatto con il Daimon, mi pare, un pezzo molto bello. Noi abbiamo Amy Stewart, che è italiana ormai, e Gianni Morandi, che è di Monghidoro, fate altre canzoni insieme. Ma magari succederà. Visto il grande successo di questa canzone, forse ci riproviamo. Senti, c'è una cosa che è uscita. Sì. Resta. Dunque, è un disco nuovo, un 33 giri di Gianni Morandi, che ha l'etichetta, la sigla Rete 4. E che cosa raccoglie questo disco? Beh, sono i più grandi successi. Questo è un disco che è uscito oggi, questa è la prima copia. E io vorrei veramente offrirtela, anche perché siamo a Rete 4. E io la offro al pubblico, idealmente. Questo è l'ultimo disco, l'ultima creatura di Casa Morandi, i più grandi successi di Gianni Morandi. Grazie. Tra i quali... C'è anche Amy, naturalmente. Tra i quali successi di Gianni Morandi c'è quello che ascoltiamo adesso. Grazie perché. Grazie. Amy, Gianni, Gianni, Amy. Grazie perché mi eri vicina ancora prima di esser mia, e perché vuoi un uomo amico, non uno scudo vicino a te. Grazie che vai per la tua strada piena di sassi come la mia. Grazie perché anche lontano tendo la mano. Come tu, vivo confusa, favorita.
paura. Sono con te. Grazie perché. Bene, allora tu mi hai portato il tuo disco, io ricambio. Il secondo gettone che consegno qui a Rete 4 a Amy Stewart, sigillo di Rete 4, è il primo di una lunga serie, mi auguro, per Gianni Morandi. Grazie. Amy Stewart, Gianni Morandi. Grazie.